Ma ti dirò di più, magari qualcuno si poteva pensare che... Qualcuno dice che questa situazione è la peggiore dai tempi dello Yom Kippur. È così? Lo pensa anche lei? In questi 33 anni ne ho visti di tutti i colori, la seconda intifada, tante altre crisi, ma la gravità di questa situazione, soprattutto il radicamento del risentimento, dell'odio, questo è di una novità, in questa dimensione, novità purtroppo molto dolorosa e reale. Ecco, la domanda potrebbe sembrare banale, però lei mi dice: non ho mai visto un radicamento di odio così potente. Com'è stato possibile arrivare a questo punto? Guardi, non lo so, credo che sia... Le cause sono tante, senz'altro, la questione israelo-palestinese, il non gestirla bene, non credo, questo sia ben chiaro, non voglio che mi si fraintenda, non giustifica l'orrore che abbiamo visto sabato scorso, che non ha alcuna giustificazione, non c'è nulla che può giustificare, può portare quelle cause, sia ben chiaro. Detto questo, però, ci sono ferite profonde nella vita di questo paese, che innanzitutto è la questione israelo-palestinese, che avevamo fatto di tutto per credere che fosse accantonata, non esistesse più, invece era lì, dolorosa più che mai. Penso che il conflitto sia diventato sempre più religioso e sempre meno politico, e Hamas questo lo dimostra. E poi la questione internazionale, per dire, le interferenze internazionali, penso l'Iran, ma non solo, ecco, sono tante questioni che però, ripeto, non giustificano quello che abbiamo visto e rendono comunque, devo dirlo questo in non coscienza, anche comunque non comprensibile quello che sta accadendo ora a Gaza. Ecco, Gerusalemme è la città santa delle tre religioni monoteiste e chiunque entra in questa magnifica città, io ci sono stata, percepisce questa forza, questa potenza, qualcuno la può chiamare religione, qualcuno storia, qualcuno semplicemente spiritualità. Ecco, la domanda che tanti si pongono, perché sta avvenendo questo e avviene questo da decenni proprio in Terra Santa, in quella che è considerata la Terra Santa da tre religioni? Io ho una mia risposta che non è molto popolare e forse non è laica. Io sono credente, credo, sono un uomo di chiesa, ma cerco di credere in Dio in qualche modo. Io credo che in questo luogo dove lo spirito è così forte, dove la spiritualità è molto forte, come ha detto lei, dove le fedi hanno anche un radicamento così forte, anche storico, storicamente, il divisore, il male anche, vuole intervenire per dividere, per fare il male, e in maniera più potente che altrove. Questa è la mia lettura e quello che io percepisco molto spesso, perché quasi sempre quando siamo vicini a qualcosa di grande e bello, succede sempre qualcosa che lo voglia rovinare. Questa è la mia lettura. Poi una lettura più laica è che insieme a tanti uomini di religione, di fede, ci sono anche tanti uomini che sono solo di religione e non di fede. E purtroppo abbiamo assistito in questi ultimi anni a molte frange, non dappertutto, a una identificazione tra fede e nazionalismo. Un po' tutto il Medio Oriente, devo dire, anche qui ci sono questi fenomeni e questo ha creato una miscela esplosiva, come abbiamo visto. Lei ha ovviamente ribadito la condanna dell'orrendo attentato terroristico di sabato ed ha anche però espresso un rilievo su quello che sta avvenendo a Gaza. Ecco, che cosa risponde a coloro che anche in Italia dicono che Israele non aveva altra scelta, che dopo un attacco così sanguinoso, così brutale, non poteva non fare quello che sta facendo ora nella striscia di Gaza? Io non sono militare, non lo so. Ecco, dal punto di vista umano, anche dal punto di vista umanitario, è una tragedia immane, che è molto difficile da comprendere. Capisco le ragioni di Israele, anche il Papa l'ha detto in maniera molto chiara, ecco, però faccio fatica a comprendere che questa sia l'unica via. Aggiungo che quella di Hamas vuol dire, è un'ideologia, tu puoi uccidere queste persone, ma ne nasceranno altre. Ecco, e per me è chiarissimo che con la violenza non risolvi la situazione. Puoi avere, come dire,
momento, insomma, di chiusura di una fase sicuramente, ma non crei prospettive di quello invece di cui abbiamo bisogno. Detto questo, ripeto, da un lato capisco le ragioni di Israele, però devo dire che dal punto di vista umanitario, milioni di persone, non sono tutti Hamas, sono 2 milioni di persone a Gaza, non sono tutti Hamas, e stanno pagando tutti un prezzo molto alto, troppo alto, che in coscienza non comprendo, ecco. Quali sono le notizie che ci può dare della comunità cristiana, della comunità cattolica, da Gaza? Che notizie hai avuto da Gaza? Sono cattolici ortodossi, sono tutti mischiati, non facciamo più queste distinzioni. Sono circa un poco più di 800 adesso e sono distribuiti metà e metà tra la Chiesa ortodossa e nel complesso della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa. E cerchiamo di sostenerli. Abbiamo anche con noi, con le suore di Madre Teresa, una sessantina di disabili molto gravi che non possono muoversi, musulmani tra l'altro, e siamo lì in attesa di capire cosa si può fare. Quindi non stanno lasciando la striscia di Gaza, sono rimasti lì. Sono rimasti lì, sono nella parte nord e ho detto loro: cosa volete fare? Siamo disposti a sostenervi su tutto, non preoccupatevi delle questioni logistiche, anche se poi non sappiamo poi dove andare, su dove? Nel deserto, dove non c'è nulla, non c'è acqua, non c'è, ecco, non sappiamo. Hanno deciso di restare, che per loro è più sicuro restare, perché uscire da quei complessi è più pericoloso. Quindi è pericoloso anche restare, però ecco, questo è per capire i dilemmi che stiamo vivendo in questo momento. Eminenza, io la ringrazio e davvero da parte nostra di tutto il nostro studio le mandiamo un grande abbraccio.